ritrovati al consueto appuntamento con il fatto del giorno. Il tema oggi è la città di Ragusa, la sua amministrazione, l'attività della giunta in carica che ormai dura da 6 mesi o poco più per effetto delle elezioni del giugno scorso e rispetto a cui quindi già ci sono gli elementi sufficienti per fare il punto, per capire se ci sono linee di indirizzo ovviamente diverse come in ogni avvicendamento rispetto alla precedente amministrazione. Giorni fa abbiamo fatto questo punto con il sindaco Cassì, adesso lo facciamo con il rappresentante di un gruppo di minoranza che comunque non è un gruppo qualsiasi, ma è il gruppo da questo punto di vista più importante proprio per aiutarci a capire qual è il tasso di valutazione critica e anche di avvicendamento rispetto al periodo scorso, perché parliamo del Movimento 5 Stelle che ha con il sindaco Piccitto amministrato la città nei precedenti 5 anni e che è arrivata anche sul punto di riproporsi sia pure con un altro candidato, in quanto come sappiamo Antonio Tringari, esponente del gruppo, è stato sconfitto solo al ballottaggio, neanche per molta distanza rispetto proprio al sindaco eletto Cassì. E noi nel tentare di fare questo abbiamo in studio, lo ringraziamo, Giovanni Gurrieri, che è un consigliere comunale del gruppo Movimento 5 Stelle, ma che non era presente nel quinquennio in cui sindaco era Piccitto, quindi magari forse seguiva lo stesso l'attività amministrativa probabilmente, no? E quindi comunque è anche più sempre libero, seguito l'attività, è anche più libero da questo punto di vista appunto nel... Intanto così a sensazione, 6 mesi dopo, qual è l'idea del vostro gruppo, anche suo personale, su ciò che abbia prodotto nei fatti quella carica di novità, perché sicuramente questo doveva essere, del brand di Cassì? Vorrei andare un attimo oltre. 6 mesi dopo la mia idea non è tanto positiva perché purtroppo mi riscontro una lentezza della burocrazia. Questa domanda mi viene fatta quasi quotidianamente, soprattutto da tanti giovani che cercano in tutti i modi di seguire un po' la politica. Quello che percepisco è un apparato molto statico, pesante, che non riesce a produrre risultati velocemente. Questa è l'impressione che vedo vivendolo internamente. Ma era così anche internamente. Io suppongo che sia un problema tutto italiano, cioè nel senso che davvero siamo fatti di e composti da troppi leggi e regolamenti che non lo so se riescono a fare diventare davvero, a vedere un ente pubblico oggi come, non come se fosse un'impresa privata, ma come se fosse davvero qualcosa che possa produrre benessere. In quel caso un'azienda privata produce reddito, in questo caso noi dovremmo produrre benessere, comunque sviluppo. Ma è un problema che attiene così nella percezione che se ne possa avere, è più come dire all'apparato burocratico così com'è ordinato e come non è modificabile ovviamente con atti ordinari oppure con la gestione corrente, oppure come dire c'è un deficit di capacità di iniziativa, di propulsione, anche di capacità di assumersi certe responsabilità da parte dei vertici politici degli enti locali? Io credo che sia un limite comunque che si subisce. No? Che si subisce purtroppo da parte appunto degli apparati o comunque da come sono legiferati. Ci sono delle iniziative, però spesso poi anche vedendo appunto questi mesi, l'analisi di questi mesi, facendo delle proposte, semplicemente parlando di alcune idee, si percepisce che non è attuabile perché appunto la legge non lo permette, o perlomeno se la legge lo permette non è facile attuarlo per magari incompatibilità con degli uffici, cioè insomma non è così semplice, come purtroppo non è semplice ad esempio, ed è argomento di questi giorni, assumere del personale, cioè comunque i comuni non stanno avendo un ricambio generazionale del personale, ed è una cosa molto importante, anche se il comune di Ragusa ha 530 dipendenti, comunque il target d'età è davvero molto alto, quindi non c'è un ricambio generazionale anche negli uffici. Ad esempio bisognerebbe fare i concorsi, ma ci vuole tempo. Esatto. Ma come è difficile anche utilizzare il patrimonio, no? Si parla tanto di patrimonio, come è difficile utilizzare il patrimonio comunale. Noi vediamo che tutti i comuni, e Ragusa su questo ahimè è tra le prime città d'Italia, ha un patrimonio immobiliare fermo, sia pubblico che privato, inutilizzabile, e spesso i comuni si ritrovano a non poter utilizzare e mettere reddito direttamente anche per il tramite di affidamenti alle imprese culturali o alle associazioni per mettere appunto il reddito e creare occasioni di sviluppo, no? Questa purtroppo è una piaga per tutta la città, ma Ragusa oggi è al secondo posto d'Italia per abbandono del centro storico per una classifica stilata da Sole 24 Ore. Per cui ritornando un po' alla sua domanda, l'impressione è che si vuol fare. Ieri sostanzialmente si è svolto il primo consiglio comunale del 2019,
appunto ho colto l'occasione facendo il mio intervento dicendo bene, il 2018 è l'anno che si è condiviso, no? Con l'amministrazione Piccitto. Io non c'ero nell'amministrazione Piccitto, non ero tra i consiglieri né dall'una né dall'altra parte. Quindi do atto al sindaco Cassì in questo momento che quel bilancio o comunque quell'azione amministrativa era già intrapresa dalla, diciamo che per buona parte delineata dall'amministrazione Piccitto e quindi la giunta Cassì non ha fatto altro che diciamo, chiudere l'anno, anche se appunto, dal nostro punto di vista, dal mio personale anche, potevano chiudere l'anno diversamente, ad esempio con una calendarizzazione diversa delle attività in corso d'opera per il Natale o per altre attività. Però voglio dire, dal 2019, come detto ieri appunto in Consiglio Comunale, io attendo, quindi per me questa adesso è la giunta Cassì, noi siamo dei consiglieri del più importante gruppo di opposizione o di minoranza, perché siamo cinque rappresentanti del Movimento 5 Stelle e quindi adesso ci aspettiamo che questo mandato sia appunto, che quest'anno sia l'apertura del mandato della Giunta Cassì, in modo tale che nessuna cosa possa essere sempre appellabile a questo appartiene alla vecchia amministrazione, anche perché se giochiamo sempre su quello che c'era prima e se dobbiamo sempre delegare le colpe agli altri, voglio dire, siamo in una fase di stand-by completa. Certo. Intanto comunque la realtà quotidiana ci propone, ci segnala degli episodi sui quali qualche volta anche avete un po' esercitato così il vostro spirito critico, per esempio è di qualche giorno fa, mi pare una presa di posizione che si riferisce anche all'episodio dell'aggressione al dipendente dell'ufficio servizi sociali, proprio rispetto ad una differente lettura che voi giustamente dal vostro punto di vista avete proposto, no? Sì, è chiaro che la violenza va sempre condannata, se c'è qualunque squilibrato, esagitato, balordo, arrabbiato, violento, che fa qualunque cosa, condanna senza Senza alcuna appello e posizione senza politica. se e senza ma c'è un problema alla base, visto che giustamente mi pare che voi avete rilevato insomma, tre episodi, due episodi, ma anche tre insomma, in poche settimane, e invece prima con Piccitto pare che non sia successo. Qual è la differenza di contesto oggettivo di fondo e di gestione del servizio da questo punto di vista? Ma sostanzialmente sì, noi ne abbiamo denunciati un paio, uno addirittura l'abbiamo vissuto in diciamo in diretta, perché quando uno dei consiglieri di maggioranza, tra l'altro l'interessato è anche un consulente, il consulente del sindaco per quanto riguarda le politiche sociali, veniva attaccato fuori dall'aula consiliare, in quel momento tra l'altro si stava votando una variazione all'ex parco agricolo urbano, dato quindi tutta diciamo, la situazione legata sia a quell'atto, ma anche comunque a una persona che per certi versi era seguita dai servizi sociali. Col comunicato di ieri abbiamo voluto denunciare un po' forse il malessere di una città che adesso comunque evidentemente chiede qualcosa, una cittadinanza che evidentemente in questa campagna elettorale o ha ricevuto delle promesse o c'è qualcosa che non funziona all'interno dei servizi sociali. Noi non abbiamo comunque attaccato l'amministrazione dicendo cosa state facendo con i servizi sociali, vorremmo però capire cosa sta accadendo all'interno dei servizi sociali, quindi questo non credo che sia un attacco alla singola persona, possibilmente è un attacco scaturito nei confronti di tutto l'ente, quindi o di un malessere generale appunto o di qualcosa di più importante che noi non sappiamo, quindi non è bello comunque non sentirsi al sicuro all'interno del proprio posto di lavoro oppure in aula consiliare. Ovviamente non sono episodi pericolosi, però quello dell'altro ieri, appunto, presso la sede dei servizi sociali, che è una sede decentrata del comune, quindi del palazzo di città, che sta in via Mario Spadola, desta qualche sospetto. Per cui abbiamo chiesto all'amministrazione di monitorare, di capire appunto quali sono le motivazioni che portano a queste reazioni? Se posso così segnalare un elemento che peraltro sta scaturendo da una indagine giornalistica ancora in corso, quindi poi vedremo un po' quali saranno i risultati, e ovviamente sempre distinguendo, ovviamente la violenza non è mai giustificata e quindi noi Assolutamente, assolutamente. escludiamo tutte quelle ragioni critiche che però si esprimono con una anche semplice tentazione di violenza. Noi stiamo parlando con delle persone in maniera civilissima, stiamo raccogliendo una serie di sensazioni
tassazione. Ecco, una di queste, ancora un elemento da sviluppare ovviamente, potrebbe essere questa, ma c'è un deficit di procedure oggettive, di vincoli oggettivi, quindi di esclusione di elementi discrezionali nell'applicazione delle norme che poi producono, come dire, le prestazioni sociali a cui chi ha diritto avrebbe diritto e invece a volte potrebbe essere prospettato come un favore. Secondo me sì, ma non, e questo non l'ho percepito in questi 6 mesi, però in campagna elettorale sicuramente sì, molte sono le persone che ho incontrato le quali erano in attesa o comunque erano state, avevano ricevuto opportune garanzie, ad esempio per ricevere un alloggio popolare. Io sono componente della quinta commissione, la quinta commissione tratta anche i servizi sociali, il referente per i servizi sociali, l'assessore Luigi Rebito, è una persona molto disponibile, molto seria, parlando appunto di alloggi popolari, secondo me andrebbe un po' rivisto, no? Qual è il criterio di affidamento di alloggi popolari, ma anche come sono questi suddivisi nella città. In una commissione si parlava appunto di alcuni beni, di immobili confiscati, non solo alla mafia, ormai alcuni immobili vengono confiscati per morosità, o comunque certo, sono varie le prassi, però rientrano nella voce di beni confiscati. Credo appunto per questo che oggi il comune e l'ente, le istituzioni ricoprono un ruolo fondamentale per evitare anche questi problemi. Per cui dovremmo mettere in condizione i soggetti comunque svantaggiati che necessitano dell'ausilio dei servizi sociali di essere parte attiva della città, no? Ad esempio si potrebbe fare col baratto amministrativo, si potrebbe fare con tanti altri strumenti che un comune può mettere a disposizione. Ad esempio noi abbiamo proposto insieme ad altri colleghi della minoranza di discutere il baratto amministrativo, uno strumento secondo me molto importante, così come è importante cercare di non essere assistenzialisti, ma cercare invece di renderli parte integrante, così come è importante fare per loro e mettere a disposizione per loro tutti gli sportelli per l'accesso a credito, non un accesso a credito per mantenere le loro famiglie, per mantenere vizi e virtù, ma uno sportello che possa permettere di dire: tu riesci a ricoprire, hai un mestiere nelle mani, riesci a svolgere qualcosa, noi comuni dobbiamo secondo me avere l'obbligo di accompagnarti a fare un progetto di sviluppo. Io non vedo del male, perché comunque grazie al cielo la città di Ragusa non manifesta chissà quali soggetti o atti di criminalità, quindi credo che questi piccoli atti che si sono manifestati ultimamente credo sia semplicemente di un carattere e di un generale malessere che oggi secondo me accompagna e purtroppo è presente in un po' tutte le amministrazioni, quindi le amministrazioni devono riuscire a fare parte, a rendere parte integrante appunto della loro attività anche i soggetti svantaggiati, perché ahimè comunque i fondi per i servizi sociali vengono sempre meno, anche per quello che mi viene detto parlando un po' con i dipendenti, parlando anche con i diretti interessati, per cui dobbiamo cercare di capire se sono sempre quelli i soldi, perché purtroppo non è un fondo che certo va a sviluppo e quindi può avere entrate, è un fondo che dipende dal comune o dagli altri enti, comunque dagli ordini governativi e sopragovernativi, quindi se i trasferimenti vanno a diminuire un giorno dobbiamo trovare come sopperire a questi fondi e quindi o li integriamo o altrimenti generiamo ancora malessere, quindi di questi atti se ne possono verificare ancora di più. A proposito di alloggi popolari, che poi rappresentano ovviamente uno strumento di soddisfazione di un bisogno, cioè fondamentale, che ovviamente anima insomma una parte, cioè quella che sta peggio insomma della società e che quindi a volte si confronta anche in maniera molto angosciante con questa realtà. Ma il tema degli alloggi popolari per esempio è un tema che forse attraversa anche l'area complessiva, insomma anche al di fuori delle competenze di consigliere comunale, per esempio di Villito, che è la persona che fu aggredita, quindi magari chissà, forse appunto bisognerebbe anche capire insomma che cosa poi si fa complessivamente, ecco, nell'impegno complessivo che si manifesta. Peraltro a me Revillito colpì quella volta proprio per avere, come dire, minimizzato, cioè, la gravità dell'episodio, per aver deciso di non denunciare e per avere, come dire, derubricato quell'aggressione al caso, quindi giustificabile, di qualcuno che aveva diritto alla risoluzione di un problema, ma rispetto a cui i tempi si stavano rivelando più lunghi, no? Quindi forse bisognerebbe anche maneggiare, come dire, con più autonomia e responsabilità questa materia così difficile. Sì, secondo me sì, però e questo credo è ancora una politica vecchia e sbagliata,
Porto sempre quell'esempio perché, ad esempio, con Rivellito siamo colleghi anche di quinta commissione, no? Dobbiamo rivedere la posizione di queste persone e dobbiamo rivedere quella posizione di queste persone facendo appunto delle politiche, attuando delle politiche serie per loro. Poi, quando il comune riesce ad esempio, siamo in attesa di una vera e propria mappatura degli immobili tra quelli di proprietà comunale, tra quelli che il comune prende in carico dall'UACP, che l'UACP è appunto l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, e quindi dobbiamo capire davvero che intenzioni vogliamo dare a queste persone. Se noi non facciamo altro che promettere e dire avrai l'alloggio o avrai un bonus o un aiuto da parte del comune, non facciamo altro che portare avanti e alimentare un sistema completamente sbagliato. Invece, se noi riusciamo a responsabilizzare queste persone, perché comunque sono persone normalissime come noi, quindi che magari in un modo o in un altro hanno avuto delle esperienze diverse della vita o non hanno avuto le fortune di altri, dobbiamo invece lì essere bravi. E queste discussioni sono emerse in commissione, ho ricevuto anche da parte dell'assessore Rabito le opportune garanzie, anche perché ci siamo ritrovati davvero in una comunità di intenti. Ora adesso spero appunto in questo, spero no, mi auguro che questo 2019 appunto possa essere vissuto in questa maniera. Quindi questi atti vanno denunciati a prescindere da una posizione, da un colore o dall'altro. Spero che non se ne manifestino ancora in avanti. Avete posto l'attenzione in questi ultimi giorni, fra i tanti temi, su questa gestione delle aree di parcheggio delle strisce blu. Ma insomma, da quello che avete scritto ci sono elementi che meritano, insomma, una verifica, un approfondimento. Insomma, Ma qual è questo il sembra una cosa problema? che mi riporta a parlare dell'amministrazione Piccitto, ad esempio. Nel maggio, aprile scorso, comunque, il Piccitto diffida questa ditta. Quindi parliamo di un appalto, di un'aggiudicazione che risale a quando? Ma l'appalto risale comunque al 2018. Questa ditta rientra, comunque riesce ad aggiudicarsi È il un'associazione servizio. È temporanea d'impresa. un'associazione temporanea di imprese, si chiama la NM3, capofila un soggetto, un'impresa messinese, poi ci sono anche altre imprese, comunque fuori dalla regione Sicilia, mi pare una di Treviso, una di Roma, se non erro, comunque di Roma sicuro. La ditta riesce a fare un rialzo del 43,69%, la seconda si ferma al 15%, la terza addirittura al 5%. Vabbè, se evidentemente chi ha valutato il bando ha fatto giustamente il dovere e il proprio mestiere. Ma il problema è che questa ditta tanto è oggetto di commissione trasparenza, questo argomento. Questa ditta non ha intanto rispettato gli impegni presi dal capitato d'appalto, quindi perché entro 30 giorni dall'affidamento di quell'incarico, se non era il 30 aprile del 2018, si impegnava alla rimozione e rimodernare i parcomodi. I parcomodi sono le classiche colonnine, dette in gergo colonnine, che servono appunto per il tagliandino, ma in quel caso il capitolato prevedeva di mettere dei parcometri che permettessero anche il pagamento mediante carte o prepagate. Questo non è stato fatto. Siamo in attesa, e quindi questo è un punto importante. Probabilmente già questa è una di Questa quelle già è una inadempienze decisione sulle di quali si mezzo può non anche risolvere il indifferente, perché ad rapporto. oggi lo Stato, cioè una città, Certo, ha un biglietto si può da visita vincere un anche da appalto questo punto offrendo di di vista. tutto Ma di si più, può fare qualsiasi se cosa. poi non si mantengono gli impegni, insomma. Assolutamente. Il secondo punto è i dipendenti. Noi abbiamo incontrato lunedì in commissione i rappresentanti delle sigle sindacali e alcuni dipendenti della ditta. L'ATI ha assunto i 23 dipendenti, di cui 22 sono dei part-time e uno è un full-time come settore amministrativo. Ha mantenuto gli stessi dipendenti della vecchia ditta, però cambiando la tipologia di contratto. In questo momento i nostri ausiliari del traffico sono dei semplici custodi d'autorimessa. E questo non è compatibile, immagino, con il capitolato, oppure. No, questo sostanzialmente è compatibile perché poi ausiliari vengono nominati dal sindaco per svolgere quella mansione. Quindi stiamo appunto capendo questo. Il fatto cos'è? Che comunque queste 23 persone e 23 famiglie è stato ridotto lo stipendio di 300 euro. Quindi, no? E questa è già una cosa importante, anche perché
in un incontro fatto tra le sigle sindacali, i dipendenti presso l'ufficio del lavoro, si era stabilito di mantenere quelle stesse caratteristiche dei contratti, invece poi sono stati completamente non mantenuti gli accordi. Il terzo fatto è che comunque la ditta continua a chiedere, questa ditta continua a chiedere stalli, questa ditta comunque un po' per adeguamento ISAT o peraltro comunque ha portato ad 80 centesimi la tariffa oraria, anziché 75, 90 addirittura a Ragusa Ibla, perché adesso ci saranno anche 45 stalli su Ragusa Ibla, quindi ne passiamo da 837 stalli da 737 stalli a quasi 800 stalli, per cui vogliamo capire se Insomma, la possiamo nostra. presumere quanto incassi questa ditta e quanto paghi invece al comune? Ma così, per fare dei Sì. conti alla sempliciotta. Facevamo appunto dei conteggi l'altro giorno in commissione che comunque dovrebbe arrivare intorno a 1,5 milioni di euro, quindi non è. Se E quanto paga al comune? paga il comune. C'è pure questo dubbio. Oggi lo sapremo, In quindi commissione in trasparenza. commissione di spesa lo sapremo perché non sappiamo se la ditta comunque ha versato quella quota trimestrale appunto del canone. A conti fatti, nella giudicazione si parlava di circa 240.000 euro nel triennio più 6 mesi di proroga. Non sappiamo, che comunque non, da quello che abbiamo capito non sono più di 60.000 euro l'anno le quote che vanno poi a rientrare nelle casse comunali, ma veda, non è un discorso legato a quanto entra il comune, intanto è dare un servizio, anche perché in tutto questo è stato rivisto anche il discorso dei passi rosa. Le passi rosa non è stato fatto un. Abbiamo uscito un argomento dal cilindro, parliamo del passe rosa perché forse sono 700 le persone che ne possono disporre, quindi argomento assolutamente, siccome sono una serie di argomenti che stanno girando intorno a tutte queste, a questa impresa, quindi a questa realtà delle strisce blu, sinceramente vogliamo adesso capire, perché se tu mi tagli anche le strisce, i passe rosa, se tu mi tagli gli stipendi al personale, se tu mi chiedi più 100 stalli, se tu mi chiedi un aumento del 7-8% sulla tariffa, e insomma, non ti impegni a rimodernare le attrezzature, non vedo perché debba continuare con te. Per cui adesso stiamo cercando di portare avanti in commissione di trasparenza e devo dire che questa è una commissione di trasparenza completamente trasversale perché come tutte le commissioni consiliari sono composte dai vari gruppi consiliari, però dico su questo stiamo cercando di fare fronte comune. E uscire, e poi quello là che cerco di dire sempre, uscire un po' dalle dinamiche di un'appartenenza piuttosto che un'altra e cercare di essere uniti verso un argomento che comunque ad oggi fa del male a tante persone, ma comunque alla comunità ragusana, perché qui c'ho delle Ecco, ma famiglie di mezzo e cerchiamo la un attimo ditta. in conclusione di affrontare questo aspetto. Abbiamo già detto criticità, insomma, effettive o presunte, ma già abbastanza inquietanti. Ma sul piano della qualità del servizio rispetto alla comunità, alla città, com'è la gestione, cioè, di questo? Cioè, a volte si lamentano in questo campo, non so, tipo atteggiamenti anche persecutori, insomma, perché ovviamente, come dire, fanno parte anche dell'utile dell'impresa, no? Cioè, non lo so qui, lo chiedo proprio perché non conosco esattamente la percezione anche che la città ha di questa gestione delle strisce blu. Ma intanto dovremmo capire anche la motivazione vera delle strisce blu, ok? Le strisce blu nascono un po' ormai credo, da 15 anni a questa parte, se non di più, per permettere un turnover, no, degli stalli, quindi per un ricircolo delle macchine. La ditta, per le testimonianze che noi abbiamo accolto, pare che addirittura sia no tolleranza. Addirittura con la vecchia ditta c'erano i famosi 10 minuti di tolleranza, addirittura qua. Per quello che sono detto, riferito ai dipendenti, scatta la multa immediatamente alla Questo scadenza. adesso. Adesso è così. Quindi già non c'è un buon rapporto. Ma ad esempio si vede che non c'è una oculata gestione nel pagare una multa a Ragusa. Assolutamente. Cioè, l'ufficio dell'ATI. Ha sede in Viale Tenente Elena, quindi in pieno centro, ma fa degli orari completamente scomodi anche per chi lei, per dire, se è fuori sede, non è ragusano, deve pagare una multa o incarica
un amico ragusano, semplicemente torniamo alla preistoria, mettiamo dei soldi in una busta, perché questa a busta distanza mettiamo nome e cognome, no? non si può Mettiamo, no, a pagare in meno che quella altro modo. della Polizia Municipale, quindi io classico bollettino. Ma noi in questo caso cosa facciamo? La ditta ha una piccola busta fuori, una buca della posta, ti chiede di mettere nome e cognome, il tagliandino e i soldi contati, in quel caso il resto è mancia, per pagare la multa. Questo è il sistema che si sta attuando a Ragusa, cioè, quando altre città, altri centri più piccoli, non, addirittura hanno dei parcometri così attuali che è possibile anche Ma pagare le rispetto a multe. questo stato di cose, l'azione del comune qual è? Cioè il comune attraverso le figure preposte, il dirigente, l'ufficio, insomma, non ha obiettato nulla, non obietta Ma niente. in realtà l'argomento nasce, diciamo, entra nel vivo nel 20, il 24 di dicembre, quindi noi in commissione il 24 dicembre abbiamo affrontato l'argomento, in realtà solo con la commissione trasparenza del 7 dicembre. Io credo che il comune già aveva capito un po' la situazione, tant'è vero che Federico Picitto aveva già una volta diffidato l'azienda proprio per quanto riguarda il rinnovo dei parcometri. Adesso la commissione, diciamo che prima un po' qualche parte, fino all'ultimo incontro, qualche parte della maggioranza tentennava sul fatto se questo fosse argomento di commissione trasparenza o meno. Credo che invece questo è un argomento di commissione trasparenza e quindi va portato fino in fondo. Voglio dire, questo qua non è l'unico argomento della nostra azione consiliare, della nostra azione politica, però sicuramente questo è un. Quello che in questi giorni stiamo attenzionando, ma come stiamo attenzionando anche Ecco, quest'anno appunto, la arriverà uno domanda che schema di stavo per fare è massima. questa. 6 mesi dopo, così anche per la percezione appunto dei temi che sono emersi, dei fatti che sono accaduti o comunque che sono stati oggetto di analisi da tutti i punti di vista, secondo voi quali sono oggi le cose più importanti sulle quali è bene focalizzare l'attenzione anche in vista di quello che l'amministrazione si accinge a fare? L'amministrazione credo che debba rispettare intanto un programma. Noi tutti ci siamo presentati, o comunque noi tutti parlano anche dei consiglieri, perché se tu ti candidi vuol dire che recepisci quel programma, perlomeno così dovrebbe essere. E i programmi di questa scorsa tornata elettorale, diciamo, sono stati, diciamo, abbastanza simili, ma vuoi non vuoi per le nostre città non abbiamo o chissà quale macro agglomerato, e quindi i programmi più importanti ovviamente per quello che riguarda un aspetto interno della vita amministrativa sicuramente il bilancio. Io ripeto quelle parole, dal 2019 il sindaco Cassì parla del suo bilancio, parla della sua amministrazione e quindi ci aspettiamo di essere parte produttiva di quel bilancio, quindi speriamo e ci auguriamo che i nostri input possono, diciamo, contribuire a costruire e determinare quel bilancio definendo un'azione amministrativa concreta. Si parla di piano regolatore, perché arriverà lo schema di massima di un nuovo piano regolatore, perché la città di Ragusa ha un piano regolatore scaduto già da un bel po'. Si deve parlare, io non faccio campagna elettorale, sto cercando appunto di capire come funziona il mondo amministrativo, si deve parlare di centro storico. Questo non perché è un argomento che secondo me porta consensi, se ha portato consensi in campagna elettorale adesso porta degli obblighi e quindi si deve parlare di centro storico, lo vivo personalmente, perché cerco in tutti i modi di vivere il centro storico e credo che il centro storico sia il cuore di una città, ma non è retorica perché davvero. Quando riesci ancora ad avere dialogo con le persone, evidentemente quella parte della città è viva. Vivendo il centro storico, ha subito anni di politiche sbagliate, ma appellabile a una gestione o a un'altra, credo che comunque, come dicevamo poc'anzi, è un problema di tantissime altre città. Si deve parlare di baratto amministrativo, questo non c'è dubbio, perché vedendo alcune voci del primo atto importante che mi ritrovai Come davanti. pensate, voi come pensereste di applicarlo, magari in dei casi concreti, così per dare l'idea? Ma semplicemente intanto evitiamo di fare evadere, di fare evasione, per cui, ma non evasione di tasse, di tributi, quindi spesso c'è gente che non può pagare i tributi e quindi non pagando i tributi non continuerà a farlo. Se noi invece coinvolgiamo i cittadini e cerchiamo di capire qual è il monte ore che poi equivale a quel costo che poi determina appunto il costo delle tasse, cerchiamo di coinvolgerli.
Qualsiasi cosa propongo, oppure qualsiasi cosa cerchiamo di capire insieme agli uffici, spesso la domanda qual è? La risposta qual è? Non c'è il dipendente che può fare questo. Oggi i comuni non hanno un giardiniere, non hanno un muratore, un imbianchino, un fabbro, e la manutenzione va sempre esternalizzata. Quindi, se noi riuscissimo a coinvolgere tante persone che possono svolgere il loro mestiere, però possibilmente coinvolgendoli a fare attività di manutenzione, attività anche di presidio del territorio, no? Quando si parlava di spazzatura, no? Di discariche urbane, quando proponemmo al sindaco in consiglio comunale coinvolgiamo i cittadini, e poi fu fatto mediante le videocamere, la videosorveglianza, perché fu ampliata la videosorveglianza e quindi un po' il problema delle discariche abusive è stato un po' combattuto. Però facendo così, da un lato il comune potrebbe avere delle risorse a disposizione, anche nella gestione del proprio patrimonio, perché purtroppo questo qua è anche un dato, cioè Ragusa c'è un patrimonio importante, parlando ad esempio dei siti UNESCO tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, i quali purtroppo peccano di manutenzione, e quindi se noi riusciamo a coinvolgere le persone anche da questo punto di vista potrebbe essere interessante. Un altro aspetto è quello di capire cosa vuole diventare la città di Ragusa. Questo credo che sia una domanda da porre un po' a tutto il nostro comprensorio, no? Siamo a Comiso. E quindi una domanda fondamentale, cioè Ragusa come si vuole porre con l'aeroporto di Comiso? Cioè vuole essere davvero, non dico capofila, ma vuole essere davvero promotore di un progetto serio di promozione turistica? Cioè, noi siamo comunque una città che vive in un comprensorio che ha il prodotto agricolo interno lordo più importante d'Italia. All'interno del sito UNESCO più grande al mondo, direi che ancora tante domande la dobbiamo porci. Quindi non possiamo parlare solo di turismo quando c'è da suddividere la tassa di soggiorno, dobbiamo parlare di turismo, perché oggi il turismo è legato anche a tanti investimenti che i privati hanno fatto, per cui io mi aspetto una concreta azione di promozione turistica e che possa, da un lato, preservare gli investimenti fatti, perché sono tantissime oggi le realtà imprenditoriali che hanno sviluppato e hanno diversificato, e quindi no, nel lato, sia dal punto di vista agroalimentare che dal punto di vista turistico, quindi il 2018, il 2019 deve essere un rilancio per questo territorio, per cui capire davvero per cosa siamo fatti, se siamo fatti per il turismo, per l'aspetto culturale o per l'agricoltura, poi il resto non lo so. Beh, se Questi oggi, tre punti oggi penso che non sicuramente sia più tempo però di domande, perché ormai le assolutamente. risposte sono assolutamente acquisite e condivise. Magari qualche decennio fa magari c'era ancora l'illusione dell'industrialismo, ma almeno se oggi facessimo un sondaggio, anche un vero e proprio referendum certificato, penso che con risultato schiacciante comincerebbe un modello di sviluppo che punti sull'agroalimentare e sul Però turismo le faccio un culturale. esempio, al volo. A settembre arriva il bilancio, insediato da poco meno di 2 mesi, ma con la pausa estiva, quindi 1 mese, e parliamo per dire, di emendamenti al bilancio. Noi proponiamo degli emendamenti del bilancio, io personalmente ne propongo uno che riguarda l'apertura del patrimonio immobiliare, perché come facciamo a intrattenere il turista o comunque il visitatore? Dando la possibilità o di dare servizi, e questo serve la complicità dei privati, oppure di mettere a disposizione, quindi a libera fruizione, il nostro patrimonio. Le promesse stanno a zero, però è anche vero che No, se, le ma io promesse, di se fatto noi mi le proposte le riferivo, facciamo, ma se tu ma non fai un impegno economico su queste cose, il io mi risultato riferivo alla è zero. coscienza della città in termini di scelta, no? Sì. Cosa vogliamo fare? Il problema sono ovviamente le risposte di chi poi deve tradurre in atti Appunto, amministrativi e politici, insomma, appunto. a Se parlando questa di vocazione, sociale, chiaro? il portamonete, il conto, il fondo che ha a disposizione a un ente è prettamente limitato. Iniziamo a vedere invece quegli altri aspetti dove puoi creare margini o comunque puoi creare sviluppo. Così, e la tassa di soggiorno ne è una prova. La tassa di soggiorno cresce anno dopo anno, e quindi vuol dire che dobbiamo sviluppare questo. Un punto fondamentale, quando mi sono ritrovato a vedere il rendiconto che veniva approvato in consiglio comunale, appunto erano tra i primi consigli comunali, ho detto ma ora io arrivo ai primi consigli, non vedo il rendiconto. Bene, l'occhio mi cade su che cosa? Sull'unico punto positivo, che era il castello di Donna Fugata. Quel castello di Donna Fugata, comunque, anche se noi spendevamo X, ma comunque riusciva a fare un più, ed era l'unica voce che faceva un più. Vuol dire, può essere una sciocchezza,
ma evidentemente quel più è positivo, ma non più positivo come segno, è positivo come indirizzo che dobbiamo prendere. Per cui adesso io sono davvero molto fiducioso sul 2019, perché non bisogna fare un'opposizione urlando o da telecamera, assolutamente no. Studiamo gli atti, facciamo delle proposte e queste proposte devono essere a beneficio di tutti. Che spazio c'è nelle leve degli strumenti dell'amministrazione comunale, quindi dell'istituzione comune, per atti, come dire, che non siano semplicemente di gestione dell'esistente? 5 anni sono un tempo abbastanza lungo, sono passati 6 mesi, ce ne sono altri 4 anni e mezzo per questo consiglio comunale e questa amministrazione, ma che spazio c'è per mettere in campo atti che abbiano un respiro lungo e che vadano al di là, insomma, della mera gestione dell'esistente? Questo credo che sia una domanda da fare direttamente agli amministratori. Io posso dire quello che mi aspetto che invece ci sia un'importanza, ci sia molto spazio per questi atti. Gli argomenti li abbiamo citati poc'anzi, cioè ci sono degli atti che non possono essere più rimandati, quindi bisogna capire davvero questa linea per il centro storico, bisogna capire davvero una linea netta per quanto riguarda la politica sullo sviluppo del territorio, bisogna capire veramente se Ragusa vuole puntare su alcuni settori. Si deve parlare di piano particolareggiato, si deve parlare di riuso del patrimonio, delle vallate, cioè sono tanti argomenti che sono usciti, ma che adesso devono essere molto, molto più incisivi. Io vedo questa amministrazione che in questo momento ci risponde con abbiamo delle idee in cantiere, le porteremo a breve, quindi diciamo che questo tempo, lasso tempo di 6 mesi è già trascorso ed è giusto che comunque, come noi, credo che anche loro, soprattutto per i nuovi, c'è un periodo di rodaggio, però adesso parte un periodo che o è bianco o è nero, cioè se questa cosa in cantiere che sia l'acquisizione di Palazzo Tumino, che ne pensa? L'acquisizione di Palazzo Tumino non conosco intanto quanto costa comprare Palazzo Tumino. Ha parlato anche, se per questo, dell'ex scalo merci, no? Della zona dello scalo merci. Non vorrei che si perpetui come sempre, no? L'operato di un sindaco che deve fare per forza qualcosa di grosso per far ricordare che c'è stato. Quindi credo che ci possono essere invece tanti, tanti micro interventi e a conclusione di tanti interventi, ad esempio fatti con la 6181 e non utilizzati bene. Quindi non vede di buon occhio questa prospettiva, al di là ovviamente del piano finanziario, non so quali sono i costi, che si faceva solo riferimento alla massima trasparenza e ovviamente a tutte le stime ufficiali, tecniche, che saranno affidate a soggetti, come dire, insospettabili. No? Entrambi conosciamo l'importanza di quel palazzo, credo che forse con la metà dei soldi potremmo acquistare il cinema alla Legata e fare davvero un teatro a Ragusa. Oppure mettere una volta per tutte degli investimenti per quanto riguarda le nuove abitazioni del centro storico, perché possiamo parlare di tanto e di più, ma se noi non portiamo i residenti al centro storico, tutto il centro non si sviluppa. Se lei o il gruppo del Movimento 5 Stelle in quanto tale, con questi 5 consiglieri comunali che siete, quel più importante gruppo dopo quello di maggioranza, poteste, come dire, puntare solo su un tema, sapendo che la vostra forza politica sia sufficiente per portarlo a termine, nel senso che lì appunto i vostri sforzi sarebbero ripagati, e qual è l'idea più importante sulla quale vi applichereste? Ma non c'è dubbio che quello dello sviluppo territoriale legato all'ambito dell'agroalimentare è quello turistico, perché poi di conseguenza abbraccia anche il comparto della cultura, che oggi è quello che sta mietendo sviluppo in ogni altra parte d'Europa e del mondo. Bene, grazie a Giovanni Gurrieri, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Palazzo dell'Aquila, con il quale abbiamo cercato di passare in rassegna i temi amministrativi più importanti oggi, dopo 6 mesi di attività dell'amministrazione e del nuovo consiglio comunale. Grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento, come sempre, con il Fatto del Giorno.